Buonasera cari amici di TV6, ben trovati per l'edizione delle 19 del nostro telegiornale, che apriamo con la pagina politica perché il Movimento 5 Stelle ha abbandonato la seduta della Commissione Finanze del Senato e quella ambiente alla Camera per protestare contro l'incompatibilità del senatore e governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Nel frattempo all'Aquila si è celebrata la prima udienza del processo nato dall'esposto del Movimento 5 Stelle sull'incompatibilità di D'Alfonso, udienza aggiornata al 23 luglio, il tutto mentre il caso D'Alfonso diventa sempre più di portata nazionale. Sentiamo in apertura Giovanni Minicozzi. I due incarichi di senatore e di governatore ricoperti da Luciano D'Alfonso diventano un caso nazionale. Il presidente della Regione Abruzzo è finito infatti su Repubblica.it insieme a due sindaci della Lega, Galli e Tarantino, rispettivamente primi cittadini di Tradate, 19.000 abitanti, e di Samarate, 17.000 abitanti. Erano una ventina in tutta Italia i parlamentari eletti il 4 marzo che si trovavano in condizione di incompatibilità rispetto alla normativa prevista dalla legge 148 del 2011. Ma gli altri si sono dimessi dai loro incarichi di sindaco o di consiglieri regionali nelle scorse settimane, ovvero dopo il giuramento del governo Conte, che di fatto ha scongiurato il pericolo di scioglimento delle Camere almeno per il momento. Sono rimasti invece con il doppio incarico solo i due leghisti e il presidente D'Alfonso, il quale, a quanto è dato sapere, non avrebbe alcuna intenzione di dimettersi da governatore in tempi ristretti. Giova ricordare a tal proposito che il dettato costituzionale all'articolo 122 recita testualmente: nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio, a una giunta regionale e a una delle camere del Parlamento. Più chiaro di così si muore, ma Luciano D'Alfonso finge di non capirlo, forse con l'intento di guadagnare tempo e fare slittare le elezioni regionali a primavera 2019 per tentare di ricomporre una coalizione di centrosinistra ridotta ai minimi termini. Il governatore, dal canto suo, cerca di difendersi dichiarando: «Sto facendo il doppio lavoro, ma percepisco una sola indennità. Non sto producendo né conflitti di interessi né un doppio costo». Sarà, ma la Costituzione sulla sua incompatibilità è chiara e su questo le opposizioni in Consiglio regionale, in particolare Lega e Movimento 5 Stelle, si accingono ad affondare il coltello nella piaga e a coinvolgere il loro governo nazionale giallo-verde. Quello che è certo invece è il fatto che il prossimo 16 luglio si insedieranno le giunte per le elezioni di Camera e Senato e Luciano D'Alfonso sarà costretto ad oppettare: o resta senatore o presidente, diversamente verrebbe estromesso da Palazzo Madama. C'è da scommettere però che a quel punto il presidente oppeterà per il Senato e si avvierà in tal modo l'iter per le elezioni regionali anticipate a novembre. Nei primi mesi del 2018, cambiamo argomento, in Abruzzo si sono verificati già 15 decessi sui luoghi di lavoro, l'11% in più rispetto al primo semestre dello scorso anno. Un'escalation preoccupante che ha messo in allarme i sindacati e in particolar modo la FIMCISL di Teramo, che ha riunito nella sede teramana i vertici nazionali. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. In Abruzzo sono 15 morti sui luoghi di lavoro dall'inizio dell'anno, 300 in Italia. I dati resi noti dall'Istat per il primo semestre del 2018 sottolineano l'11% in più di decessi rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. Un dato drammatico che ha messo in allarme i sindacati. Così a Teramo si è riunito il Consiglio generale della FIMCISL, che ha posto al centro dell'incontro proprio il tema della sicurezza.
La situazione in Abruzzo è preoccupante in quanto rispetto allo scorso anno in cui abbiamo assistito a un calo rispetto alla media complessiva degli ultimi anni, in questo diciamo inizio anno, prima parte dell'anno, c'è stata una crescita di incidenti sul lavoro, in particolare quelli gravi di morti sul lavoro. Siamo attualmente, purtroppo il bilancio è 15 morti sul lavoro, a cui poi si sommano una serie di morti in itinere, quindi persone che si muovono per andare al lavoro. L'ultimo di questa settimana, di ieri, una ragazza della Sevel in Val di Sangro che è morta durante il trasferimento appunto da casa al lavoro. Perché si muore? Si muore per una serie di cause. Forse noi oggi siamo abituati a leggere questi dati in maniera settica, no? Per cui dietro l'emotività del momento poi leggiamo solo i numeri. In realtà c'è un atteggiamento che va cambiato nella cultura della sicurezza. La sicurezza è un qualcosa che va coltivato, non bastano solo le ispezioni, che sicuramente sono necessarie e sulle quali in questi anni si è poco investito, ma serve lavorare sulla cultura. L'iniziativa della FIM CISL Teramana segue quella unitaria di maggio scorso insieme a Wilm e FIOM in Piazza Martiri a Teramo, pensata per alzare l'attenzione dell'opinione pubblica sugli incidenti e i morti sul lavoro che nella nostra provincia dall'inizio dell'anno hanno visto un'escalation preoccupante. In provincia di Teramo, ecco, noi abbiamo fatto una manifestazione a maggio dove denunciavamo appunto la crescita delle morti sul lavoro, anche se di altri settori, ma comunque hanno coinvolto anche abbastanza il settore metalmeccanico, eravamo a 15, e per una provincia come Teramo 15 morti sul lavoro deve cominciare a far riflettere. Qual è il vostro impegno? Il nostro impegno è mantenere i riflettori sempre accesi. Durante il tavolo nazionale della FIM CISL a Teramo si è parlato anche della difficile situazione della viabilità abruzzese. Non si muore solo sui luoghi di lavoro, ma spesso si muore sulle strade per andare al lavoro. Situazione di stallo nell'ARAP Abruzzo, azienda regionale delle attività produttive nata dalla riorganizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale. Questa è la denuncia che arriva dai sindacati che chiedono l'attuazione e l'aggiornamento del nuovo piano industriale e l'impegno per risorse aggiuntive. Sentiamo Paolo Renzetti. ARAP nasce dagli ex consorzi industriali e sicuramente risente delle diverse, numerosissime crisi aziendali che questa regione ha incontrato in un periodo di difficoltà più generale. Ovviamente va riorganizzato velocemente un piano industriale che salvaguardi l'occupazione all'interno di una struttura estremamente importante, soprattutto per rilanciare le attività economiche e produttive all'interno della nostra regione, ma per questo serve un piano di rilancio che permetta alle imprese di investire nei nostri territori e di essere presenti, quindi diventa la struttura fondamentale per il rilancio economico della regione. Voi chiedete anche alla regione che siano impiegati nuovi fondi per l'ARAP? Naturalmente sì, c'era un impegno di utilizzare alcune delle attività previste nel master plan perché fossero gestite, faccio un esempio, direttamente da ARAP, per tutta la questione della depurazione delle acque, che è un nodo importante da tanti punti di vista. E però a oggi le risorse non arrivano, quindi c'è un rallentamento anche rispetto a quelle attività che possono essere immediatamente fatte con le risorse ovviamente a disposizione. Ha bisogno di essere rilanciata e seguita, di stringere su alcune scelte perché vada avanti. Noi siamo convinti che serve, che è utile avere una struttura che supporta gli insediamenti produttivi. Il Partito Democratico locale perde pezzi. Tre consiglieri comunali, tra cui lo sconfitto alle elezioni, hanno cambiato gruppo. Sentiamo Daniela Rosone. Ormai è ufficiale, i consiglieri comunali Emanuela Iorio, Americo Di Benedetto e Antonio Nardantonio lasciano il gruppo comunale del PD e approdano al passo possibile, il gruppo rinnovato, così lo hanno chiamato, tant'è che domani, venerdì 6 luglio alle 10 nella sala Cesare Rivera di Palazzo Fibbioni, i consiglieri comunali in questione, accompagnati da Paolo Romano e Delia Serpetti, che già fanno parte del passo possibile, terranno una conferenza stampa. È
escono dunque dal gruppo dei democratici per transitare nel passo possibile. Sicuramente l'uscita di 3 esponenti di spicco del Partito Democratico porterà delle conseguenze. La decisione era già nell'area da giorni, ma soprattutto Americo Di Benedetto non aveva voluto rilasciare delle dichiarazioni. Quali potranno essere a questo punto le conseguenze dirette all'interno del Partito Democratico? Di Benedetto infatti è anche presidente della Commissione Garanzia e Controllo. Sono tutte cose da vedere ovviamente, è certo che il PD locale continua ad avere problemi. Domani intanto la conferenza stampa, nella quale i consiglieri fuoriusciti dal PD spiegheranno le loro ragioni. Dopo le polemiche delle scorse settimane sembra arrivata in porto la decisione di istituire anche a Chieti la tassa di soggiorno. Ascoltiamo il primo cittadino, Umberto Di Primio, lo ha intervistato per noi Gino Di Tizio. È l'unica città ormai in Italia che fa ancora problemi sulla tassa di soggiorno, come se far pagare 0,70 centesimi o un euro in caso di hotel a 3 stelle possa essere un problema per chi sceglie di dormire o deve dormire a Chieti. È una battaglia di retroguardia, una battaglia retrograda, è una battaglia di chi non vuole il bene della città, perché è evidente che non è una tassa che grava sui cittadini, ma invece una tassa di scopo, cioè una tassa che, se applicata nel momento in cui viene incassata, ci consente di avere risorse per poter fare promozione turistica, per poter fare manifestazioni, insomma per aiutare proprio quella parte di città che poi con la residenza e la ricettività invece guadagna soldi e fa muovere l'economia cittadina. Nel prossimo Consiglio Comunale porteremo questa delibera, la rivedremo così come è necessario per correggere alcuni errori che sono emersi, e quindi è giusto che venga corretta, ma nessuna flessibilità sulla volontà di attuare la tassa di soggiorno. Chi è contro la tassa di soggiorno oggi è contro la città. Ha avuto parole anche dure per certi aspetti del comportamento dei consiglieri comunali. No, ho avuto non parole dure, ho detto soltanto che venirmi a dire o approviamo questo emendamento o non approviamo la delibera non è un linguaggio che può essere usato con me. Anche da parte di qualcuno della maggioranza. A me quello che dice l'opposizione non me ne frega niente, io devo pensare alla mia maggioranza, la maggioranza che è stata votata con me e l'hanno votati perché erano candidati con me, devono seguire quello che è il progetto della maggioranza. L'Abruzzo e soprattutto Pescara entrano a far parte delle nuove zone a rischio inondazione nei prossimi 100 anni. A dirlo uno studio dell'Enea sui cambiamenti climatici, si stima che il Mediterraneo possa alzarsi in un secolo mediamente di 10 metri. Sentiamo Alfredo Primante. Quello che state vedendo nelle immagini non è un film catastrofista hollywoodiano, ma come potrebbe presentarsi il centro di Pescara tra meno di un secolo. L'Abruzzo infatti è tra le 7 nuove aree costiere italiane a rischio inondazione per l'innalzamento del Mar Mediterraneo. Nella lista ci sono anche Puglia, Sicilia, Sardegna e Toscana. La previsione è stata fatta dagli esperti dell'Enea grazie a nuove misure sulla perdita di decine di chilometri quadrati di territorio dell'Italia entro fine secolo. Salgono così a una ventina in totale le aree costiere in pericolo a causa dei cambiamenti climatici e delle caratteristiche geologiche del paese. Secondo l'Enea, che ha presentato oggi a Roma in un convegno dedicato ai cambiamenti climatici e all'innalzamento del Mediterraneo le nuove mappe del rischio allagamento, le nuove 7 aree sono quelle di Pescara, Martinsicuro e la Foce del Tronto, Fossa Cesia, Lesina, Granelli, Valle Doria e Marina di Campo sull'isola d'Elba. Le altre aree già individuate riguardano invece quella compresa tra Trieste, Venezia e Ravenna, il Golfo di Taranto, Oristano e Cagliari, ma anche la Versilia in Toscana, Fiumicino e Fondi nel Lazio e la zona dell'Agropontino, mentre in Campania il rischio ricade sulla Piana di Sele e sul Volturno, in Sicilia invece sull'area di Catania e sulle Isole Eolie. L'allarme era già stato lanciato dall'Associazione Americana Climate Center, che studia i cambiamenti climatici, che ha realizzato uno strumento in grado di dimostrare gli effetti del riscaldamento e dell'innalzamento del livello del mare. Sono stati presentati dall'assessorato alla sanità i risultati di un rapporto sulla cura e la presa in carico del paziente affetto da amiloidosi, che vede la regione Abruzzo capofila in Italia nella sperimentazione
di questo modello pilota. Da settembre il progetto, ideato in collaborazione con un'azienda leader nella ricerca per le malattie rare, coinvolgerà anche altre 4 regioni. Paolo Renzetti. Assessore Paolucci, Abruzzo regione capofila in un importante progetto per la cura delle malattie rare. Sì, è un progetto pilota, è un'implementazione, è una ricerca che stanno portando avanti un'azienda molto importante che adesso presenteremo, Nalnailam, e per quanto ci riguarda è un'occasione di mettere al centro la nostra regione, perché conclusa la fase del commissariamento noi dobbiamo mettere al centro il paziente. Oggi parliamo delle malattie rare, parliamo di 5.000 pazienti che nella nostra regione sono colpite da patologie e si sentono tutto sommato purtroppo marginalizzate da un sistema sanitario che non prende in carico questo tipo di patologie, così come altre. Vogliamo innestare un percorso, una vera e propria presa in carico per quanto riguarda quel paziente, per metterlo al centro dei nostri interessi e per poter sperimentare in questa regione un percorso innovativo. Io penso che sia un passaggio molto importante e che possa significare anche nella nostra regione di mettersi al centro di percorsi di implementazione, di ricerche che possono far parlare di noi anche a livello nazionale. Nel concreto cosa farete con la regione Abruzzo? Nel concreto abbiamo discusso con tutti gli operatori del settore praticamente di un percorso preferenziale o quantomeno di un percorso rivisto che faciliti naturalmente la vita a questi pazienti che purtroppo, avendo una malattia rara, hanno anche difficoltà di accesso alla diagnosi, difficoltà quindi alle terapie e alla presa in carico. Quindi cerchiamo di facilitare questo percorso per i pazienti, ma anche per gli operatori e per gli amministratori, perché poi, come vedrete dal progetto che è stato redatto dalla KPMG, praticamente si vedrà anche un risparmio anche per gli amministratori non solo, perché anche i pazienti spenderanno meno e otterranno di più. Prima isola pedonale del post-sisma nel centro storico dell'Aquila, l'assessore alla viabilità del comune dell'Aquila, Carla Mannetti, prova così a venire incontro alle esigenze dei commercianti e dei giovani che popolano il centro nelle vie della Movida. Il servizio è ancora di Daniela Rosone. Novità per quanto riguarda la viabilità del centro. Ci sarà un'isola pedonale tra Corso Garibaldi e Piazza Chiarino. L'Aquila così si prepara alle estate, sono previsti anche nuovi parcheggi. L'esigenza di gestori, infatti, ad oggi è quella di estendere i servizi anche all'esterno. Per venire incontro alle esigenze degli esercenti, così l'assessore Carla Mannetti ha deciso che in Corso Garibaldi entrerà in vigore l'isola pedonale, la prima post-sisma, dalle 20 alle 2 del mattino fino a Piazza Chiarino. Il provvedimento dovrebbe passare al vaglio della giunta presto. I commercianti, infatti, hanno chiesto in maniera pressante al comune di poter mettere i tavoli fuori dai locali, visto il caldo, e dunque il passaggio delle auto non sarebbe sicuramente buona cosa con l'istituzione dell'isola pedonale. Così si salvaguarderanno le attività commerciali di via Garibaldi, ma anche la tranquillità di chi frequenta i locali. Verranno ridisegnate anche le strisce bianche in piazza Chiarino per parcheggi liberi, anche se si sta valutando pure qui la possibilità del disco orario in determinate ore della giornata. La questione dei parcheggi ha provocato molti malumori, così che anche in Corso Federico II ci sono ora le strisce con il disco orario. Pare più ordinata la situazione e sembrano non esserci state più le multe numerose dei giorni scorsi. Staremo a vedere. E adesso andiamo a Lanciano, perché il Consiglio Comunale ha varato il cambio di gestione dei parcheggi a pagamento in città. Sentiamo. Cambia la gestione dei parcheggi a pagamento. Il Comune di Lanciano ha infatti affidato le strisce blu alla società partecipata Anxanum Multiservizi Intercomunale S.P.A. che gestisce già le farmacie comunali e il cimitero. La decisione finale è spettata oggi al Consiglio Comunale. Il 30 giugno scorso è scaduto infatti il contratto di concessione con la ICA S.R.L. e subito è arrivata la scelta di trasferire la gestione dei parcheggi a pagamento alla società pubblica in house, con l'obiettivo e la speranza di ripetere la positiva esperienza di Ecolan S.P.A. per la raccolta dei rifiuti. Il sindaco Mario Pupillo. Oggi abbiamo affidato i parcheggi a pagamento alla nostra società in house, alla società multiservizi Anxanum. Perché lo abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto perché, essendo una società pubblica in cui il Comune di Lanciano rappresenta il 98,5%, questo ci permette di avere un contratto molto più flessibile, che può venire incontro alle esigenze dei cittadini.
i commercianti che vogliono fare abbonamento, i pazienti disabili, tutto questo con un contratto fatto con una società privata è impedito perché non è flessibile e stabile questo contratto per gli anni in cui viene firmato. Quindi è una disponibilità nostra per poter sentire nei questi prossimi 6 mesi la città, vedere quali sono le esigenze e quindi rimodulare questo contratto in maniera tale da venire incontro a quelle che sono le esigenze di una città che cresce, che si modifica e quindi può essere molto più vantaggioso economicamente gestire in questo modo. Per esempio, vogliamo fare l'area camper nel parcheggio di via Perfrisa per facilitare quindi il turismo camperistico. Allora, adesso noi lo possiamo fare, altrimenti questa cosa ci sarebbe stata preclusa. E vogliamo spostare dei parcheggi a pagamento da un settore all'altro? Lo possiamo fare. Dovremo gestire il nuovo terminal bus che finalmente, posso dare questa bella notizia, il TUA ci darà in gestione dopo averlo completato e quindi a fine 2019. A quel punto potremo gestire noi il terminal bus e quindi questo significherà introiti per Lanciano, maggiore occupazione, maggiore efficienza per il turismo e per i cittadini. È stata inaugurata questa mattina a Monte Silvano la nuova spiaggia per disabili. Lo stabilimento dotato di tutti i comfort per i portatori di handicap vedrà anche al lavoro 6 ragazzi del progetto SPRAR che assisteranno i bagnanti. Ancora Paolo Renzetti. È un progetto che ci auguriamo possa essere esportato perché è un progetto di sintesi tra quelle che sono le esigenze dei diversamente abili e quelle che sono le attività che gli ospiti dello SPRAR possono e devono porre in essere. Oggi finalmente inauguriamo anche per questa stagione estiva una spiaggia per i disabili sempre più attrezzata con migliori strumenti che consentono ai diversamente abili di poter fare il bagno, di godere della spiaggia in un'assoluta sicurezza. Sotto la supervisione e l'assistenza di 6 ragazzi del progetto SPRAR che del tutto gratuitamente, questo lo voglio evidenziare, hanno messo a disposizione le proprie abilità, la propria capacità e soprattutto la propria opera per far star meglio persone meno fortunate di noi. Lo stanno facendo davvero con grande entusiasmo, grande passione, ieri hanno ripulito tutta la spiaggia, già sono entrati nella simpatia dei ragazzi, degli anziani, dei diversi diversamente abili e ci auguriamo che questo progetto, che è un progetto di grandissimo spessore sociale, possa essere esportato anche in altre realtà per far capire che con le idee ma soprattutto con la volontà si possono raggiungere traguardi insperati. Essere al fianco di chi ha problemi, essere anche al fianco di chi arriva nel nostro paese per fare qualcosa di buono, va anche in questo senso il progetto di questa spiaggia senza barriere qui a Monte Silvano, Claudio. Sì, è una risposta a quello che dicevi tu, cioè i problemi non esistono, laddove c'è un ambiente accessibile, punto. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo aggredito un ambiente, lo abbiamo reso accessibile e grazie a questo le persone possono integrarsi, godere della spiaggia e godere del mare. È abbastanza semplice. Dicevo, abbiamo il paradosso in Abruzzo che c'è una legge che dà diritto ai cagnolini di venire in spiaggia, tra l'altro non c'è assolutamente una legge per le persone con disabilità di venire in spiaggia e quindi questo è un grande applauso al Comune di Monte Silvano che ha avuto un punto di riferimento nazionale, un grande segnale anche di civiltà anche con questo progetto meraviglioso con gli extracomunitari, applaudito e gradito da tantissimi cittadini. Apriamo ora la pagina sportiva, vacanze quasi terminate per il Pescara che sta per ritrovarsi e per preparare la prossima stagione. Intanto il mercato entra nella fase calda, Melchiorri si complica e allora l'obiettivo principale del Delfino è Gaetano Monachello. Sentiamo Jacopo Forcella. Ultimi giorni di vacanza per il Pescara che tra poco torna a sudare per preparare la nuova stagione sportiva a Scaglioni. Stanno rientrando i componenti della rosa che comunque deve ancora essere completata. Visite mediche e poi via la preparazione che vedrà i biancazzurri in ritiro a Palena fino a fine luglio e qualche giorno prima del primo impegno ufficiale in Coppa Italia il 5 agosto. Fa discutere non poco la probabile e confermata, almeno per il momento, amichevole con la Salernitana, conclusione proprio del ritiro di Palena il prossimo 29 luglio nella cornice
dello stadio Patini di Castel di Sangro. Una rivalità storica tra le due tifoserie che potrebbe creare qualche imbarazzo in tema di ordine pubblico. Durante la preparazione previsti altri test, in quel momento però la rosa, almeno è quello che Pillon si aspetta, sarà molto somigliante a quella che inizierà il prossimo campionato di calcio. Il sogno del Delfino è quello che ha il volto e il nome di Gaetano Monachello, il centravanti agrigentino che Luca Leone portò a Lanciano qualche stagione fa e che adesso via Atalanta vorrebbe vestire di bianco-azzurro, magari facendo coppia con Cristian Capone. Questo perché la pista che porta ad un altro ritorno, quello di Federico Melchiorri, appare ogni giorno più in salita. Il Carpi vorrebbe tornare ad averlo di nuovo a disposizione, visto che a Cagliari non avrà molto spazio. Prosegue il corteggiamento intanto nei confronti di Gennaro Tutino, ma anche in questo caso c'è il Carpi in vantaggio sul Delfino, che di conseguenza è costretto a valutare le alternative. A dire il vero, nelle ultime ore sull'esterno Scuola Napoli si è fatto sotto prepotentemente anche il Frosinone. Nel frattempo la maxi trattativa col Genoa sembra, per il momento, non essere più così maxi. Frenata infatti nei colloqui con Preziosi, anche se il Pescara, nella giornata di ieri e proprio dal Grifone, ha pescato il quarto acquisto. Dopo Scognamiglio, Memusciai e Gatto, ecco Luigi Carillo, difensore classe 1996, che ha giocato la scorsa stagione a Pisa e che presumibilmente nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche con il suo nuovo club. Ma gli altri discorsi, che dovrebbero coinvolgere Fiamozzi, Zampano, Canute e Asensio, per ora sembrano vedere uno stop deciso. Se non si conclude per Zampano, non parte neppure il domino degli altri nomi sul tavolo. Probabilmente nei giorni a seguire continueranno i contatti in attesa di trovare una nuova quadratura e che sia definitiva. Sebastiani e Leone nel frattempo vorrebbero anche l'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca, classe 1999, che disputerà l'Europeo Under 19 con la maglia azzurra, in compagnia proprio di quel Capone che potrebbe ritrovare in riva all'Adriatico. E l'ex attaccante del Milan, Daniele Massaro, è stato avvicinato da Paolo Sinibaldi al Golf Club Miglianico. Massaro ha parlato anche del suo rapporto con l'Abruzzo, oltre che della sua passione per il golf. Sentiamo Paolo Sinibaldi. Daniele Massaro non è una novità in Abruzzo e qui al Miglianico, è già stato presente in altre occasioni, ma oggi era irrinunciabile la tua presenza anche per motivi extra sportivi e di solidarietà. Quello sì, quando qualche amico mi chiama, oltre al presidente, i soci che fanno parte di questo club, mi ha fatto molto piacere. Sarei stato impegnato con i mondiali, con Mediaset. Non ti diciamo il risultato. No, non ditemi niente. Però ho dato la parola mesi fa al presidente per venire qui e io mantengo sempre le cose. In questa settimana ho fatto delle visite al carcere minorile, a qualche associazione, finisco in bellezza la settimana avendo portato delle cose, sperando di raccogliere molte donazioni per una giusta causa. Che posto rappresenta il golf tra le priorità oggi di Massaro? Ultimamente sono peggiorato, perché vuol dire che lavoro e viaggio spesso, però sicuramente una grande passione, l'unica passione, e ancora con l'intento di migliorarmi sempre, voglio vedere dove arrivo. Che posto rappresenta invece il calcio oggi tra le priorità di Massaro? E non so, insomma, c'è anche una situazione Milan che fa preoccupare. Lavoro, sono rientrato a ottobre al Milan con molto piacere. Sì, forse tutto quello che si sente non corrisponde alla verità, o quantomeno noi non sappiamo i particolari. Mi auguro che il Milan possa ritornare al più presto nelle primissime zone della classifica in Italia, in Europa, nel mondo. Ci fai un saluto all'Abruzzo, poi lasciamo giocare Massaro perché è stato gentilissimo, lo abbiamo veramente interrotto durante la gara. Continuate a fare gli arrosticini e io verrò sempre. Ciao! Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Ci rivediamo come sempre alle 23. Intanto vi auguro di trascorrere una bellissima serata. Arrivederci.